Stroncato in provincia di Latina il mercato parallelo delle false figurine della Panini. Sono state sequestrate dalle fiamme gialle di Latina circa 20.000 figurine della collezione calciatori 2009-2010 illecitamente riprodotte e denunciate 8 persone tra fornitori e rivenditori. I finanzieri del nucleo mobile della compagnia di Latina, diretti dal colonnello Giuseppe Bianca, hanno inferto un duro colpo al mercato illecito della duplicazione e commercializzazione delle figurine della collezione Panini. Per la Guardia di Finanza è importante e strategico sviluppare le indagini per risalire lungo la filiera del falso, che ad un certo livello può vedere dei consumatori o dei distributori, degli intermediari ignari, però in ultima analisi si riconduce comunque ad interessi di organizzazioni criminali, perché l'industria del falso è estremamente fiorente. Già nei giorni scorsi le fiamme gialle avevano operato una serie di controlli ad alcuni rivenditori e fornitori delle figurine, in seguito a segnalazioni di giovani collezionisti. È stato prezioso l'ausilio fornito durante l'attività di servizio dai periti della Panini, che hanno sostenuto con le proprie competenze tecniche l'operato delle fiamme gialle. Complessivamente si è proceduto al controllo di una trentina di rivenditori ubicati nei comuni della provincia e in 7 casi sono state sequestrate bustine di figurine esposte nei banchi di vendita. Gli 8 soggetti individuati sono stati denunciati per frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti con segni falsi, ricettazione e sono in corso ulteriori accertamenti per individuare il luogo della illecita riproduzione e stampa delle figurine. Noi escludiamo che sia una produzione fuori Italia, è sicuramente una produzione ubicata nelle zone limitrofe.